Cantaspezia, al Festival della Canzone Spezzina, è ormai in assi di partenza. Sì, allora, le iscrizioni si sono chiuse il 31 luglio e questo qua è stato proprio il periodo in cui le persone hanno potuto ascoltare le canzoni sulla pagina Facebook. Però grazie a questo spazio gentilmente offerto da Tele Liguria Sud, che è sempre molto vicina alle iniziative locali, daremo la possibilità anche ai telespettatori di conoscere quali sono le canzoni in gara. Quindi dopo il telegiornale delle 19.30, quindi è concluso, una volta concluso il telegiornale, potrete sentire tutte le canzoni. Ci saranno 8 puntate, 2 canzoni per ogni puntata. Si dirà il nome del brano, l'autore, e appunto faremo in modo che questi autori, cantanti, spezzini possano essere ancora più valorizzati. Com'è nata l'iniziativa di un festival della canzone spezzina? Beh, io ho avuto un'idea 2 anni fa, nel 21, di fare questo festival canoro della canzone spezzina, e insomma prima è partito un pochino in sordina. Quest'anno invece dobbiamo dire che sta andando alla grande. A parte, abbiamo riutilizzato, con suo permesso, la sigla di Riccardo Borghetti, che è bellissima, che ringrazio, e poi hanno partecipato 16 brani, ringrazio compositori, autori, cantanti, e poi tutti quelli che stanno dietro le quinte, lo staff organizzativo guidato da Luciano Venturi, da Bruno Dalmolin e da Sergio Carretti, e anche da Adriano Tavernelli, che ha curato la grafica. Il supporto ce lo dà l'associazione 50 e più di Spezia, con presidente Giorgio Molinari, e ringraziamo anche per Spezia. E poi vorrei ringraziare Te Liguria Sud e naturalmente la Ginevra Masciullo, che presenterà anche la serata conclusiva il 9 settembre. Voglio ringraziare appunto Liguria Sud per il supporto e per queste 8 puntate che introducono questi bellissimi 16 brani. Quando sarà l'ultimo appuntamento? Al 9 settembre, dove al Teatro Don Bosco, alle 21, sabato 9 settembre, dove verranno proiettati i video delle canzoni vincenti di tutti i premi, dal premio Gianni Brezza al premio Domenico Cortopassi e gli altri premi che abbiamo in elenco.